Presidente, la ex Cercom di Porto Garibaldi è un'ex fabbrica di piastrelle che fu acquistata nel 2015 dalla SACMI ed è in progetto di ampliamento della struttura attuale e per adesso in questo momento è in buona parte in stato di completo abbandono, sono circa 25.000 metri quadri di superficie con nuovi manufatti che arriverebbero anche all'altezza di 35 metri con camini operativi 24 ore al giorno per la produzione di materiale che poi servirà per fare gres porcellanato. Di questa questione ne parliamo ancora, assessore, con una mia interpellanza che trattammo il 24 luglio del 2004, quando lei, non so se per colpa sua o non so se per qualche risposta un po' furbina, mi rispondeste che al momento non esisteva alcun progetto riguardo all'ex Cercom, ovviamente progetto che è stato depositato l'8 agosto 2018, quindi pochi giorni dopo la mia interpellanza è stato pubblicato sul sito del Comune di Comacchio, ma che già in data 26 giugno 2018 rendavamo parere, e fra l'altro un parere molto critico rispetto a quella situazione, e il 23 luglio 2018 l'ufficio pianificazione del Comune di Comacchio rilevava che era compatibile con lo strumento di pianificazione comunale e con quello paesistico regionale, col piano territoriale di coordinamento provinciale, mentre non c'erano dei problemi col piano territoriale del Parco regionale del Delta Po. Diciamo, quindi quel giorno lei mi rispose che non esisteva niente, ma intanto tante cose erano già in moto. Era in moto soprattutto anche il fatto che gli uffici tecnici della nostra regione contestano al Comune di Comacchio che il procedimento che hanno scelto di utilizzare non corrisponde alla nostra legge regionale urbanistica, perché il procedimento del Comune di Comacchio parla di interventi di ampliamento e ristrutturazione e di attività economiche già insediate, mentre questa attività economica è ferma già da anni, tanto che anche dal rogito che ho avuto modo di vedere fra le aziende è chiaro che gli impianti erano fermi fin dal 2008. L'altro aspetto critico è anche questo il segnale del Ministero, che sicuramente deve essere fatta una valutazione di incidenza ambientale che non mi pare che in questo momento se ne parli. Quindi io chiedo alla Regione, quindi a lei Assessore, se dopo avermi risposto in maniera un po' interlocutoria l'altra volta, questa volta ha intenzione di rispondere in maniera un po' più precisa su che cosa può fare la Regione per tutelare quel territorio che è ai margini di un parco importante e di zone Natura 2000 SIC ZPS. Grazie. Sì, grazie Assessore. Beh, interesse degli enti locali che solo nel 2012, quando formulava il documento di indirizzo per il piano del parco del Delta del Po, stazione di Comacchio, si esprimevano dicendo: la struttura esistente di 20 ettari ex Cercom, non abbiamo certezze su quando verrà qualificata, sappiamo dal punto di vista strategico ambientale che cosa ci si potrà fare, non di certo un utilizzo come quello di stabilimento da prima esistente. E diciamo che lo stabilimento progettato non è molto lontano dallo stabilimento prima esistente, anche perché dal dire che l'emissione è solo prevalentemente vapore e acqua è bastato insomma andare a leggere i documenti e vedere che polveri fini e ultrafini da 25 a 130 tonnellate annuo a regime, ossidi di azoto, ossidi di zolfo da 26 a 170, da 274 a 1774 tonnellate annuo, per non parlare poi del fatto che sono trascurati le polveri fini dovute ai coloranti. Ecco, quindi io spero, come dice lei, che la Regione guardi con un occhio molto attento il fatto che la valutazione di incidenza ambientale ad oggi non c'era, non era prevista, e probabilmente
forse alla luce anche di questi dati qui si potrebbe pensare anche ad una via, secondo me, cosa che inizialmente era stata esclusa, anche perché insomma solo il parere dell'ASL dice dubbi, preoccupazione anche in relazione di avere simulazioni sulle ricadute del rapporto nella direzione del vento, in questo quadro emissivo non è chiaro e bisogna sicuramente verificarlo. E appunto diciamo che il discorso di impianto industriale indismesso sicuramente non può stare in piedi, le perplessità che dicevo sulla valutazione di incidenza ambientale, come pure il fatto della bonifica, perché dentro a tutto ciò e dentro al rogito si parla anche di bonifica. Adesso finalmente il sindaco ha adottato l'ordinanza per l'amianto, cosa che abbiamo sollecitato anche noi, come è stato sollecitato sul territorio, e mi sembra finalmente doveroso che quell'ordinanza dal responsabile della tutela della salute di quel territorio finalmente è stata adottata. Ma c'è anche il problema della bonifica del sito, perché sia nel rogito che in altri atti si parla, nella compravendita si parla di bonifica del sito, e si dice, fra l'altro c'è tutta una serie di codici fra il venditore e l'acquirente su chi dovrà fare questa bonifica, quindi questa bonifica è nei fatti, andrà fatta, e quindi fa parte anche di queste valutazioni qui, e non si può ventilare il fatto che la bonifica si può fare solo se si realizza l'impianto. La bonifica è nei fatti e deve essere fatta che si realizzi, o meglio probabilmente non si realizzi l'impianto, perché sicuramente, almeno ad una lettura delle carte e dai segnali che ci arrivano, in quella zona lì un impianto di questo tipo sarebbe sicuramente molto impattante, sia dal punto di vista emissivo ma anche dal punto di vista del traffico. E anche qui, assessore, anche lei un'occhiata dovrà darcela, perché le infrastrutture sarebbero messe veramente sotto stress, perché si parla di 1700 automezzi. Grazie.